27 ottobre, oggi il sindacalismo di base richiama la lotta ai lavoratori. È importante questa giornata di sciopero e di mobilitazione perché bisogna dare un segnale chiaro al governo, ai padroni, ma anche ai lavoratori. Bisogna riconquistare dei diritti che sono stati persi negli ultimi anni, il diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il diritto a dei salari dignitosi. Oggi a Milano presente il corteo anche i lavoratori Almaviva, al centro dell'attenzione per la questione di trasferimenti che in realtà mascheravano dei licenziamenti. Avete detto no a un ricatto, che tipo di ricatto? Le nostre rappresentanze, nel momento in cui è stato fatto la prima questione della... Scusami, di quale rappresentanze parliamo, identifichiamo? La rappresentanza è la CISL. La CISL è il sindacato di maggioranza, all'interno della nostra azienda. Quindi nel momento in cui è stata fatta la prima proposta che prevedeva il blocco dello scatto di anzianità, restituito però comunque da parte dell'azienda in buoni welfare, il sindacato l'ha rifiutato senza comunque referendarlo. Ha referendato semplicemente l'ultima proposta che era appunto poi il ricatto che noi abbiamo rifiutato. Firmare un accordo così è andare incontro all'azienda e non ai lavoratori. Io aggiungo che il nostro sindacato di maggioranza, quando noi siamo stati comunque lasciati a casa il 1° di ottobre, hanno fatto un'assemblea in cui la mattina il trasferimento riguardava solo noi exeni, questo alle 11 dell'assemblea. Al pomeriggio, misteriosamente, le cose erano cambiate, riguardava tutto il sito. Cosa hanno fatto? Loro volevano che noi gli dessimo il sì per l'accordo. Noi hanno fatto il doppio gioco, hanno fatto terrorismo all'interno dell'azienda per fare in modo che la gente votasse sì. La domanda, scusa, mi viene spontanea, come diceva qualcuno in televisione, ma è il sindacato dei lavoratori o dei padroni questo? È dei padroni. Però Calenda ieri ci ha dato, come dire, un input positivo. Vediamo che cosa, cioè, quali saranno le condizioni ovviamente per far rientrare i 65 trasferiti. La Costituzione italiana prevede, oltre al diritto alla sanità per tutti, anche il diritto all'istruzione. Un paese istruito è più civile. Ma la buona scuola va in questo senso? La buona scuola non va in questo senso perché cerca di plagiare, di plasmare elementi degli studenti e di farli lavorare durante il loro percorso di studi. Scusa, mi stai parlando proprio dell'alternanza scuola-lavoro, quindi i studenti diventano lavoratori gratis? Esattamente, noi l'abbiamo visto nelle scuole, io vengo da Bologna, l'abbiamo visto nelle scuole di Bologna. Si tratta di far lavorare veramente gli studenti senza alcuna retribuzione, senza alcun rimborso spese. Si devono pagare il trasporto nel posto di lavoro in cui vanno, si devono pagare il pasto, non hanno alcune garanzie di sicurezza. Abbiamo visto anche dell'incidente dello studente che è finito sotto il muletto. Noi ci opponiamo a questo, noi siamo contrari alla scuola che vuole Confindustria. Il tema del trasporto pubblico è importantissimo per la mobilità, soprattutto oggi, ma sull'orizzonte c'è il possibile spacchettamento di ATM, che non è un'azienda pubblica fallimentare, un'azienda a partecipazione del comune che produce utili per il comune, però in vista c'è un bando che potrebbe prevedere lo spacchettamento della società e anche eventuali possibili riduzioni o esuberi del personale. ATM è un'azienda che è sotto l'occhio di qualche grosso privato, possiamo fare anche il nome, c'è Bus Italia dietro che a tutti i costi vuole accaparrarsi l'azienda, ricorrendo questa ideologia politica della privatizzazione, senza portare a casa nulla, ma soltanto portando non dei benefici all'utenza, ma degli utili ai privati. È partita una raccolta firme per questo? Assolutamente sì, c'è un comitato che si è formato spontaneo dell'ATM di Cittadino che sta raccogliendo le firme. So che sono a buon punto, speriamo che il comune ci ascolti. Tu sei in Italia da quanti anni? Sono 25 anni che sono in Italia.
Lavori regolarmente, hai permesso di soggiorno, giusto? Sì, lavoro regolarmente con permesso di soggiorno. Io ho la cittadinanza italiana. Solo per il fatto di essere nero oggi sei discriminato come una volta lo erano i meridionali che venivano chiamati terroni. La gente forse non sa che la più grossa parte dei contributi che paga le pensioni agli italiani viene proprio dagli immigrati. Sì, questo è vero, perché soprattutto delle cooperative che lavora il 90% degli immigrati. È evidente che oggi l'obiettivo di fondo della propaganda borghese è quella di dividere i lavoratori, perciò i migranti, gli immigrati, soprattutto quelli che si sono adattati a fare lavori pesanti, con poco stipendio, senza diritti, il sistema vuole che restino tali, perciò facciamo le battaglie nella logistica dove ci sono i migranti, facciamo battaglie nelle cooperative dell'assistenza agli anziani dove ci sono anche immigrati e extracomunitari che sono trattati male, con meno diritti. E dobbiamo legare questo progetto politico al movimento del lavoro dei lavoratori italiani per fare un solo fronte, un fronte di lotta che ai padroni dice no divisioni, salario per tutti, dignità per tutti e chiaramente diritti uguali per tutti. Dividere i lavoratori tra precari, garantiti, contratti a termine è un modo per il capitalismo di dividere la classe operaia. Siamo tutti precari, quindi ci vuole l'unità di tutti i lavoratori. Oggi avevamo dichiarato anche lo sciopero generale di tutti i trasporti e il ministro Del Rio con un'ordinanza delinquenziale e fascista ce l'ha bloccato riducendole a solo a 4 ore. Per questo dobbiamo continuare a combattere. Sulla piattaforma che oggi ha riunito CUB, SGB, UCIT, SICOBAS, SLAICOBAS, fra i vari punti c'è anche il pericolo di una legge che vuole ridurre il diritto di sciopero soltanto fornendo questa possibilità a CGIL e CISL e UIL. Sono due proposte di legge in discussione in Parlamento, una proposta da Ichino, un'altra da Sacconi, sono entrambe pericolosissime, soprattutto quella proposta da Sacconi che praticamente obbligherebbe i lavoratori ad avvertire il padrone del giorno in cui sciopereranno. L'obiettivo è chiaramente quello di cancellare il diritto di sciopero, prima nei servizi essenziali e poi, se funziona anche lì, estenderlo in tutti gli altri settori. Teniamo conto che questi due progetti di legge sono entrambi progetti eversivi, perché l'obiettivo è quello di cancellare, di snaturare l'anima antiliberista della nostra Costituzione. Anche l'ultima iniziativa del governo da parte di Del Rio nel ridurre lo sciopero nei trasporti a 4 ore la dice tutta qual è la volontà politica. Siamo in anno elettorale, quindi siamo in una circostanza specifica in cui le forze padronali, le forze che dirigono il governo di questo paese hanno tutto l'interesse a dare priorità alla garanzia che offrono e che continuano a offrire ai padroni di difendere fino in fondo i loro interessi e strangolare il lavoro, e in questo c'è una complicità specifica del sindacalismo confederale, il quale, lo sappiamo, ha abdicato completamente alla sua funzione di organizzatore del conflitto e invece ha accettato quella di repressore del conflitto. Per questo motivo noi siamo convintamente dalla parte del sindacalismo di base. In Francia, quando il governo ha promosso la legge La Loi Travail, i lavoratori e gli studenti sono scesi in piazza spontaneamente senza attendere i sindacati che poi li hanno dovuti seguire. In Italia abbiamo assistito quasi passivamente alle riforme del lavoro e delle pensioni. Secondo te perché questa differenza? Da che cosa dipende? In Italia abbiamo avuto l'epoca delle grandi lotte, oggi abbiamo l'epoca delle poche lotte, ma molto dipende dalla frammentazione della classe operaia, dipende dal precariato dilagante, dipende dallo stato di impoverimento culturale nel quale versano i nostri giovani, però questo è tutto voluto dal sistema, è il sistema che divide, che impoverisce, che individualizza e atomizza le persone. In Italia c'è stato un processo sistematico, organizzato di annichilimento della coscienza politica e sociale dei lavoratori e dei cittadini italiani.
anche in Francia questo processo è avvenuto, ma ha trovato un sostrato, un senso comune tra i lavoratori più solido e più partecipe all'idea del conflitto come elemento di progresso della società, e quindi si sono generati dei meccanismi di resistenza che qui da noi sono venuti a cadere prima. Evidentemente non ci dobbiamo fare illusioni neanche sulla situazione francese, perché se il conflitto sociale non trova uno sbocco politico concreto e non può vincere a livello di conquista del potere, prima o poi subisce una fase di riflusso. Ecco perché noi come Fronte Popolare in Italia lavoriamo alla ricostruzione della prospettiva politica, e ecco perché lavorare alla costruzione della prospettiva politica vuol dire essere al fianco dei lavoratori quando si mobilitano in difesa dei loro diritti e dei loro interessi. In Italia si sta ricostruendo un movimento unitario, conflittuale, su una piattaforma, su una progettualità comune, su pratiche condivise, e speriamo di portare avanti questa avventura per ribaltare i rapporti di forza a livello sindacale. CGIL e CISL e UIL non sono più i primi sindacati di questo paese.